dal punto di vista materiale, questa cosa è assolutamente vuota, nulla. Non esiste materialmente, ha consistenza come pensiero, sentimento, che sensazioni, sono parte dell'esperienza umana, ma non hanno nessuna consistenza materiale. Cioè, non è che esista una particella del pensiero. Riesco a farvi capire? Cioè, è qualcosa di assolutamente, per certi versi, volatile, ragione per cui in certe tradizioni tutto questo va sotto il nome di spirito, però esiste. Esiste per una ragione molto semplice, che ognuno di noi ne fa un qualche tipo di esperienza. Si capisce? Questa cosa è quella che induce il sospetto verso quello che probabilmente è la natura di questo mondo, e quando dico questo mondo mi sto riferendo proprio all'universo. Mi sto più riferendo a questo, se volete, mondo con la M minuscola, questo è il mondo con la M maiuscola. Tant'è vero che per lo più le persone intenderanno dire che questo è tutto il mio mondo, mai sentito dire. E tutto il mondo di un individuo è in realtà tutto ciò che lui crede di possedere.